Ciao a tutti ragazzi, rieccoci tornati in un nuovo vlog. Allora, è un po' tardi perché sto iniziando a filmare questo vlog alle 5 e mezza più o meno. E perché questo? Perché stasera andiamo al cinema dopo, non lo so, più di un anno? Dopo 2 anni forse, non lo so. Ragazzi, è una cosa da filmare. Dopo più di un anno ritorno ad andare al cinema tranquillamente, cioè wow, speriamo che continui sempre così, ecco. E quindi, visto che è una cosa alquanto eclatante, voglio un attimino filmarla, e anche se è tardi, però non fa nulla, tanto insomma vi porterò con noi. La serata non finirà solo col cinema, perché poi alle 7 andremo a vedere lo spettacolo, andremo a vedere Space Jam, quello nuovo insomma uscito. E poi dopo andremo a mangiare un hamburger o qualcosa, o una pizza, insomma una cosa del genere. Quindi poi vi porterò per tutta la serata. Io adesso ho un'oretta per prepararmi. Adesso che cosa devo andare a fare? Niente, devo rifinire le sopracciglia e i baffetti. No, i baffetti veramente li avevo fatti qualche giorno fa, quindi forse no. Però le sopracciglia un pochino, perché le avevo fatte, perché io le sopracciglia le faccio un po' con la ceretta e un po' con le sopracciglia, ovvero i peletti che crescono qua sopra con la ceretta. Faccio una... Ho queste qui, ho queste qua, le taglio proprio della misura piccolina che voglio io, le appiccico qui e strappo. Però ovviamente per questi qui sono troppo piccoli e troppo vicini alla... proprio alla forma della sopracciglia, allora no, perché mai sia sbaglio, insomma non vorrei. E quindi questa parte giù la faccio con la pinzetta. Ora, l'altro giorno non trovavo la pinzetta, quindi questa parte sopra l'ho fatta con la ceretta, ma questa parte giù no, perché non trovavo la pinzetta. Ora l'ho trovata, e quindi adesso vado a fare questa cosa e poi mi preparo. Insomma, sicuramente non farò un make up super completo, perché insomma, non avrò tantissimo tempo per sedermi tranquillamente a fare un make up, però qualcosina, insomma, sicuramente un pochino mi truccherò. E quindi nulla, ragazzi, io adesso vado, faccio questa operation alle sopracciglia e ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo in macchina e stiamo andando verso il cinema. Ci vediamo fra poco quando arriviamo. Ci ha lasciato questa macabra fattoria nel mezzo del nulla. Girava gli interruttori al massimo. Talento o non talento, sono speciale quanto il... Ragazzi, eccomi tornata a casa. Allora, è mezzanotte passata e niente, adesso mi strucco, faccio una leggera skincare e poi vado a letto direttamente perché sto morendo dal sonno. Comunque ragazzi, velocemente mi cambio, mi metto il pigiama, mentre mi strucco e tutto vi racconto com'è andata questa serata. Non ho filmato tantissimo perché, come avete potuto vedere, non ho filmato poco, però perché insomma siamo stati al cinema, siamo stati poi a mangiare fuori, insomma ci siamo voluti godere un po' il momento. Inizio a struccarmi, non ho messo chissà che cosa. Allora, ho messo 2 prodotti diversi per le sopracciglia, perché li sto testando entrambi, sia questo di Shiglam sia questo di Kiko. Kiko l'ho messo di qua, mentre Shiglam l'ho messo da questo lato. Ho messo anche 2 tipi diversi di correttori, Shiglam qui e Maybelline il cancelletà da questa parte, mentre la matita e il mascara invece non li ho voluto mettere lo stesso mascara, però uno nuovo, perché sto provando uno nuovo di Astra. Non nuovo, nel senso che è uscito da poco, no, è uscito da un bel po'. Non l'avevo mai preso e devo dire che mi piace. E ho fatto solo una passata. La serata è andata molto bene. Ci siamo divertiti, siamo andati sempre io, il mio ragazzo e Veronica, sua sorella. Siamo andati, abbiamo visto questo film che non vedevamo un film, ragazzi, da... Poi ho cercato, non vedevamo un film da gennaio 2020.
che eravamo sempre noi tre, eravamo andati a vedere il film di Van Gogh. Devo dire che mi è piaciuto davvero tantissimo ritornare al cinema, o comunque ritornare a fare qualcosa che prima nella quotidianità facevo, cioè nel senso non andavo al cinema tutti i giorni, quindi non proprio nella quotidianità. Però comunque un sabato sera, una domenica, se volevamo andare da qualche parte e c'era un film interessante, andavamo anche al cinema. Poi che è successo? È successo, guardate ragazzi, il finimondo. Siamo andati a vedere il film delle 19. Il film però durava 2 ore più o meno, io pensavo un'oretta e mezza, però più o meno 2 ore. E dovevamo andare dopo a mangiare un hamburger. E allora prenotiamo per le 8:30. Tanto siamo sempre nella stessa città, il tempo di uscire andiamo direttamente là. Intanto chiama il papà del mio ragazzo che rimane fuori casa, non poteva più entrare perché insomma era stata chiusa male la porta, vabbè. Noi ormai eravamo lì, che cosa dovevamo fare? Non c'era nessun altro che poteva aiutarlo e lui mischino è stato un'ora ad aspettarci, perché almeno per finire il film, quindi si è fatto, vabbè, ha fatto altro, si è fatto una passeggiata, è andato comunque così un po' in giro, però poverino ci ha aspettato per un'ora per poter entrare in casa. Appena finito il film siamo usciti dal cinema, siamo ritornati a casa del mio ragazzo, gli abbiamo aperto la porta e lui finalmente è entrato, però dovevamo andare a mangiare nel locale che stava nella città del cinema. Fortunatamente sono soltanto 6 km, però abbiamo fatto avanti e indietro di nuovo. Torniamo indietro, noi comunque li abbiamo avvertiti nuovamente che facevamo in ritardo e arriviamo lì che erano quasi le 10, si può dire. E succede che non avevano quasi nulla, cioè avevano le pizze oppure come hamburger potevano farli soltanto di pollo, ma non a tutti e tre di pollo, perché dici vabbè ci andava bene. Avevano solo un hamburger di pollo e una cotoletta di pollo impanata. Noi eravamo in tre, poi ci abbiamo pensato e abbiamo detto vabbè, ma dai, cambiamo posto. E troviamo questo posto buono, ma veramente buono, che fanno sia hamburger, tagliate, polpette, un sacco di cose. Era talmente grande questo panino che io ho dovuto lasciare il pane per forza. Però siamo rimasti soddisfatti, infatti abbiamo detto che poi ci ritorneremo perché veramente contentissimi. Adesso metto il solito Siero Notte Coco Dream. Coco Soft come crema. Penso di aver esagerato un pochino. Che dite, ho esagerato? Mentre ho messo un plump. Ammazza, se ho esagerato. Mamma mia. Ma neanche tutto il collo basta ora. Dove spalmarla, sto mettendo ovunque, ormai anche sulle braccia, contorno occhi sempre questo qui di Skin Labo. E niente ragazzi, io dopo questa skin care serale molto alla veloce io vi posso salutare. Lo so che è venuto un video abbastanza corto, nel senso ora ci siamo messi un pochino a parlare così, però insomma in sostanza non è che vi ho fatto vedere molto, però anche se il video non è chissà che cosa, mi ha fatto piacere portarvi con noi perché comunque è stata una cosa per molti stupida, per me è un pochino più importante, nel senso questo significa che stiamo tornando sempre più, si spera, sempre più alla normalità, quindi per me è una cosa avanti e quindi volevo un attimino condividerla con voi, ecco. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se è così pollice in su. Iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto perché stiamo crescendo piano piano, quindi io vi ringrazio sempre, sempre vi ringrazio di cuore. Se mi volete seguire sugli altri social, Instagram e TikTok, con questo nickname di Napoletano scritto piccolo. Quindi nulla ragazzi, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vedremo al prossimo video. Buonanotte, ciao!